Cari fratelli e sorelle, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale con un bellissimo ritornello. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. E nella giornata di oggi, solennità di Maria Immacolata, siamo proprio chiamati a contemplare una di queste meraviglie. Anzi, dovremmo dire la più grande meraviglia dentro l'umanità, Maria di Nazareth. In lei si compie fin dall'inizio ciò che è destino, desiderio di Dio per ogni essere vivente, per ognuno di noi, per ogni creatura che porta la sua immagine e somiglianza. Ma per lei, per grazia, questa meraviglia già è avvenuta fin dall'inizio, fin dal suo concepimento, ed è per questo che è Immacolata, assunta in cielo, ed è lì nostra intercettrice. E per la medesima grazia, che è la grazia del Signore Gesù, incarnato, crocifisso e risorto, suo figlio, il figlio di Maria di Nazareth, ecco, anche noi siamo destinati a quel punto, a quell'arrivo, a quella santità e immacolatezza. Quindi guardare alla meraviglia che è Maria e in qualche modo dire il progetto di Dio su di noi e in qualche modo anticipare il nostro futuro nella grazia di Dio. Sarebbe molto bello analizzare ognuna delle letture che ci vengono regalate per questa solennità. Faccio prima un parallelismo tra il testo del Genesi e l'Annunciazione, il Vangelo. C'è un aspetto comune ed è questo, è che Dio entra in dialogo, pone domande all'uomo e alla donna e dialoga facendo uscire dall'uomo e dalla donna la verità che lui stesso aveva seminato. E questa verità che deve produrre il bene, muovere l'anima e la storia e collaborare alla creazione. Dio è continuamente in uscita ed in dialogo con noi, e in dialogo con Adamo. Dove sei? Perché ti senti così? Con Eva, che cosa hai fatto? E attraverso la figura dell'angelo, in dialogo con Maria, non temere fino a portarla al sì pieno, sia fatta in me secondo la sua volontà. Attraverso queste due letture ci viene quindi presentata l'immagine di Dio che è alla nostra portata e colui che vuole dialogare e che dialoga con noi. A noi il dovere e la possibilità di aprire le nostre orecchie e di ascoltare la sua voce e lasciarci interpellare. Ma c'è una realtà con cui Dio non dialoga, ed è il serpente. Con il serpente, immagine del male, Dio non apre il dialogo. Su quello semplicemente emette un giudizio, ma insieme al giudizio per noi anche una promessa, tanto che questo testo viene chiamato proto-evangelo, ossia il primo annuncio bello e buono di vittoria per l'umanità e per grazia di Dio. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua, questa ti schiaccerà la testa. Alla fine vincerà e vince solamente il bene. Questo è il primo parallelismo, mi sembra, tra la lettura del Genesi
il proto-Vangelo, chiamato così, e l'Annunciazione, il Vangelo che entra in azione, che si fa storia, che diventa salvezza. Vorrei però fermarmi un po' di più sulla seconda lettura, che è l'inizio della lettera di Paolo agli Efesini, la lettera chiamata ecclesiale perché parla essenzialmente della Chiesa rivolta alla comunità. È l'unico testo dove si trova il termine che ci interessa oggi, l'aggettivo immacolato, che noi contempliamo meraviglia in Maria. Ma questo inno che Paolo pone all'inizio della sua lettera afferma questo concetto, questo aggettivo di noi, di tutti noi. E dice: ecco, Dio vi ha scelti addirittura prima della creazione del mondo per rendervi santi e immacolati, senza macchia vuol dire, di fronte a Lui, di fronte a Dio, perché è solo di fronte a Dio che possiamo essere santi e immacolati, perché si tratta del lasciarci prendere e afferrare dalla sua grazia e che questa grazia lavori in noi fino a renderci così come ci ha pensati e scelti fin dalla creazione del mondo, santi e immacolati di fronte a Lui attraverso la carità, nella carità che è la vita stessa di Dio. C'è però anche un'altra parola che Paolo ripete in questo inizio della lettera con insistenza, ed è l'aggettivo benedetto rivolto a Dio, a Gesù e a coloro che accolgono la notizia buona del Vangelo. Benedetti voi con ogni benedizione spirituale in Cristo. E c'è il termine benedizione. Che cosa vuol dire benedizione? È un parallelismo di Vangelo. Nel testo è eulogia, buona parola, potremmo dire meglio ancora, la logica buona, potremmo dire con un termine che oggi piace molto, la buona vision, ossia la visione di Dio, la visione di Dio, del Padre, del Creatore, fin dall'origine del mondo, la visione di Dio sul mondo, sull'umanità, su ognuno di noi, sulla nostra storia e sulla nostra situazione. La benedizione è questo, è vedere come vede Dio, è entrare nella sua missione. Ed entrando nella missione e nella visione di Dio, non è che creiamo un nuovo ordine del mondo. Lo hanno tentato in molti nella storia, sono sempre state delle sconfitte e delle catastrofi. Siamo invece chiamati ad entrare nella verità che è la visione di Dio sul mondo e sulla storia, sull'umanità e sull'intera creazione. E questa visione di Dio eterna da sempre, che è il DNA autentico e vero di ogni essere del mondo intero, sta proprio lì, nell'essere chiamati per grazia ad essere santi e immacolati davanti a Lui nella carità. E che cosa vuol dire essere immacolati? Io lo definirei così. Vuol dire fare
esperienza sensoriale del Vangelo, trasformare, vivere la nostra sensibilità esattamente come il Vangelo e come il Vangelo ci suggerisce. Significa ascoltare il senso dell'udito, dell'ascolto, come ascoltava Gesù e Maria, mettendosi di fronte a Dio, Padre, e dire: sia fatta la tua volontà. La stessa frase dell'Annunciazione la ripete Gesù nell'orto degli ulivi, di fronte al Padre, prima della morte in croce e della risurrezione. Esperienza sensoriale dell'ascolto come il Signore e come Maria. Esperienza sensoriale della vista, sapendo guardare e vedere come guarda e vede Gesù, che nella pecorella che se ne va e scappa non vede una fuggitiva, una negativa, ma una da salvare, da rincorrere, da riportare con tenerezza a casa. Non vede il peccato, il male, ma vede il peccatore da salvare. Ecco perché dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, perché la vista di Dio vede al di là del nostro peccato e delle nostre scelte negative, delle nostre posizioni contrarie, vede sempre e comunque la speranza e la possibilità di ripresa e di redenzione. Vedere, esperienza del senso della vista come il Signore, ma anche gli altri sensi, il tatto, toccare come Lui, di cui il suo tocco e la sua vicinanza si fa guarigione attraverso la tenerezza, attraverso la comprensione, attraverso la cura. E quanto abbiamo bisogno, e questa pandemia ci ricorda il bisogno di questo tatto, di questa vicinanza che deve farsi tenerezza, comprensione e cura. E quanti esempi ne abbiamo. E anche gli altri sensi, anche il parlare come parlava Gesù, dando gusto alle parole di Gesù, facendo in modo che il nostro dialogare sia fatto di parole vere e non di chiacchiere, o peggio ancora di accuse e di giudizi che vanno a dividere. E potremmo dire anche dello stesso olfatto, del profumo. Dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: voi siete il profumo di Dio. Significa che il comportamento della nostra vita deve diventare in qualche modo testimonianza di profumo nel mondo. E se il profumo è buono, come l'incenso di questa sera, ne basta poco per riempire e far sentire questa bellezza. Questo è essere immacolati. Questa è l'Immacolata che è stata Maria al massimo grado e lo è per noi. In lei si è compiuto veramente in modo sensibile il Vangelo. In noi si può compiere. Se ci apriamo alla grazia, entreremo in questa visione di Dio
e la nostra vita sarà immacolata, dando ai nostri sensi la caratteristica del Vangelo, nell'ascolto, nella vista, nel tatto, nel gusto delle nostre parole e nel profumo della nostra testimonianza. Che sia così, e se sarà così, allora capiterà quel miracolo per cui la grazia di Dio raggiungerà il nostro cuore personale, raggiungerà il cuore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle con le relazioni di cura e positive, e raggiungerà il mondo intero e il pianeta, perché di questa grazia abbondante e sovrabbondante tutti ne abbiamo bisogno ed è alla portata di tutti. A noi accoglierla, accoglierla come Maria, dicendo di noi: eccomi, sono il servo, sono la serva del Signore. E da quella risposta la nostra vita incomincerà ad avere la sensibilità del Vangelo. Amen.